Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di manutenzione, di quando si deve girare una ruota e di come si fa a pulire un cuscinetto o se conviene cambiare un cuscinetto. Allora, io ho sempre l'idea di quando sostituisco le ruote di andare a cambiare i cuscinetti, però vi farò vedere anche come fare a pulire un cuscinetto veramente. Ma mi raccomando, tutti iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e mettete un video se vi piace. Allora, in questo caso da fare manutenzione dei cuscinetti di Alessia. Come vedete, questi sono i cuscinetti da slalom specialistici. E questo è un cuscinetto che io ho montato d'emergenza perché un cuscinetto era completamente partito da Alessia. Cosa devo fare durante la intanto? quarantena. Durante la quarantena, sì, quindi ho potuto fare. Prima cosa devo vedere anche la ruota come è consumata bene. Queste ruote sono sempre state girate periodicamente e non hanno più difetti. Una ruota invece è consumata male può essere questa. Vedete? In questa data qui la ruota è consumata male e quindi bisogna fare un intervento per recuperarla. Poi vedremo anche queste perché qui ci sono cuscinetti sbagliati e cosa succede. Allora, per andare a pulire i cuscinetti, bisogna munirsi di questo strumento qua, ok? Che è un estrattore di cuscinetti. Quindi io mi prendo la mia bella ruota, ok, e la estraggo qua. Già da qua vedete quanto sporco entra dentro un cuscinetto, ok? Quindi, come è fatto un cuscinetto? È fatto da il cuscinetto, la sfera che gira, vedete? Quelli da slalom normalmente hanno una plastica esterna e un involucro in cui sono bloccate le sfere all'interno libero per mantenere una maggiore scorrevolezza. Dopodiché c'è un distanziale all'interno della ruota che serve per mantenere i cuscinetti in asse quando voi serrate la ruota sotto il pattern, altrimenti il cuscinetto si deformerebbe e non girerebbe a ruota. E poi abbiamo l'altro cuscinetto dall'altra parte. Ok, molto semplicemente questo è l'assetto di ruota. Come vedete, nel cuscinetto c'è molto sporco. Ora c'è due opzioni che potete fare: potete prendere il cencino di carta, pulire il cuscinetto, okay, levare la polvere e andare a pulire anche l'esterno. Ok, ora però in realtà, se voi pulire questo cuscinetto in maniera un po' più accurata, in realtà questo cuscinetto è già finito perché sento che c'è parecchio gioco nelle sfere. Quindi, diciamo che quando il cuscinetto comincia a vedere del gioco, io per questo io non sono molto contrario a questa operazione qua. Cosa devo fare? Devo andare a rimuovere però questa membrana. Rimuovo questa membrana bestemmiando in turco. Ok, vedete, io l'ho fatto saltare questa membrana. Ok, levo la membrana. E come vedete, qui c'ho il cuscinetto. Ok, con le sfere a vista. Ora, in questo caso già ora il cuscinetto, guarda quanto gira meglio, perché ovviamente non c'è la membrana e fa contrasto e quindi è secco. Devo fare io, devo pulire. Per pulire posso usare due sistemi: o sgrasso in uno sgrassante, può essere la benzina, il petrolio o il gasolio, oppure mi munisco di tanta pazienza e pulisco per bene il cuscinetto. A questo punto io inserisco il cuscinetto a bagno, lo pulisco bene col petrolio, con qualsiasi solvente, posso utilizzare anche un altro olio, e poi lo ringrasso. Sono munito di uno sgrassante in questo momento, ok, sempre il nostro cencio, io utilizzo della benzina, non è il massimo perché so che è secca la benzina, per il momento ci accontentiamo. Quindi pulisco con la benzina, lascio qua e procedo a smontare l'altro cuscinetto. Ok? Quindi stessa cosa, levo la membrana. Ok? Levo la membrana, arrivo all'interno. Soffio, se avete un compressore o l'aria compressa ancora meglio. Dopodiché stessa cosa, prendo uno sgrassante qualsiasi, levo e pulisco. Ok? Tengo qua. Non è il massimo, lo so, per farvi vedere, okay, tengo e poi appena è asciutto vado a inserirci l'olio. Okay, quindi lascio questi cuscinetti qui ad asciugare e poi li rimonteremo con i due pezzi. Una persona normale, un babbo della tua scuola, come lo pulisce un cuscinetto per farlo durare di più? Ma con il cuscinetto cosa potete fare? Potete prendere un pezzettino di carta, pulire bene il cuscinetto, soffiarlo, tenerlo pulito e invertire le ruote. Questa operazione è comoda, non rischiate di far danni, non sciupate comunque i cuscinetti. Un cuscinetto invece di fascia più bassa ha la copertura anche interna. Ecco, una cosa che vi posso consigliare è di pulire bene l'interno ruota, perché poi è qui che c'è tanto sporco, quindi questi sono gli distanziali. Questi sono gli uscetti e poi andiamo a pulire insieme. Ok, adesso io ho comprato un kit, questo sta sulle 44 euro, 50 euro a prezzo pieno su Amazon. Come vedete, Rollerblade sono cuscinetti buoni,
sempre utilizzati più per lo slalom, perché se voi vedete come è fatto il cuscinetto, dentro è pulito, quindi li monterò sotto d'aria. Però, come ho detto, prima di montarli mi vuoi munire di un pezzo di Scottex, una pulita alla ruota. Questo è importante perché altrimenti andate a reinserire, vedete, guardate, è sporco, il cuscinetto pulito all'interno di una cosa già sporca, quindi in realtà andate a buttare sporco all'interno del cuscinetto. Quindi, come vedete, ruota pronta, cuscinetto alla mano, che in questo caso, in questo hit qui è compreso anche il distanziale, quindi io inserisco anche il distanziale nuovo. Ok, ovviamente il distanziale nuovo non importerebbe, perché comunque sia non è una grande. E come vedete, io sostituisco la ruota e giro in questa maniera. Quindi vuoi fare la stessa cosa su tutte le ruote. Ok, quindi ora soffio bene sul cuscinetto per levargli tutto la benzina. Ok, poi ripulisco bene ancora il cuscinetto. Ripulisco il cuscinetto, vado sulle sfere e vado a dare appena appena un pelo di grasso. Lascio qua, faccio la stessa. Ok, e vado a dare appena appena un pelo di grasso. Stessa cosa, asciugo veramente bene il cuscinetto. Ok, reinserisco la membrana. Ok, inserita. Ok, reinserisco la membrana. Riasciugo molto bene il cuscinetto. Questo è importante perché non vi consiglio mai di dare l'olio sulla ruota così all'interno del cuscinetto senza smontarla, perché in realtà poi attirate ancora più polvere all'interno. Quindi ora vediamo se il cuscinetto rigira decentemente o se invece ho fatto un'operazione inutile. Quindi uno, il distanziale, vediamo anche quello perché se no. Vedete, adesso il cuscinetto gira alla grande, lo paragono a un cuscinetto nuovo e come vedete addirittura rivitalizza il cuscinetto, gira veramente bene. Guarda, i cuscinetti nuovi hanno da levare tutto il grasso, comunque meglio il cuscinetto rivitalizzato io di cuscinetto nuovo. Quindi il cuscinetto è stato rivitalizzato, ora ovviamente io lo rismonto perché cambio i cuscinetti completamente nuovi. Però ecco, se dovete fare una cosa, invertirò, se prendo un panno, pulite bene il cuscinetto in questa maniera e aumentate molto, perché lo sporco si deposita prima esterno e poi interno. Se voi lo levate praticamente è sicuramente una cosa positiva. Vado a rismontare il cuscinetto. Dov'è? Ok ragazzi, mi sono accorto che il video del cuscinetto dura veramente troppo, quindi diciamo di dividerlo in due parti, anche se ci doveva essere ora il video mentre cambiavo le ruote, quindi non mi sembrava il caso di far durare un video 20 minuti, mi sembra un po' lunghina come cosa. E niente, quindi uscirà poi il video sulle ruote a fine settimana o in settimana prossima, non lo so. Alessia mi sta informando perché è bella e pronta per iniziare un nuovo tutorial, vedete. Ma mi raccomando, iscrivetevi al canale, attiva la campanellina, metti mi piace al video e noi ci vediamo. Ciao, spero che questo video sui cuscinetti vi sia stato utile. Io rimango sempre dell'idea che non ha senso smattare così tanto per i cuscinetti. Basta una pulizia ogni tanto alle ruote e se non hai problema. Ciao ragazzi!